Allora sì, partendo da questa affermazione che dici di Shakespeare, è proprio quando dicevo prima di Domenico, con Domenico, quando noi eravamo a Venezia con la stazione, ed è lì che io mi sono innamorato di Enrico perché, diciamo, fu tra quelli che lo selezionò per quell'edizione, diciamo, il nostro film. Con Domenico noi ci preoccupavamo prima della proiezione perché noi avevamo fatto diventare protagonista di una storia con dei risvolti anche drammatici un pugliese. E allora con Domenico ci dicevamo: ma rideranno? Ci prenderanno sul serio? Ci prenderanno sul serio? O finirà tutto un po' in burletta, perché la nostra cadenza non può che produrre. Allora diciamo, il problema del pugliese è che non è il napoletano, infatti diciamo così, i napoletani quando vanno in giro nel mondo a fatica mettono da parte la loro cadenza, perché invece rivendicano la loro appartenenza a quella terra e a quei suoni, ma perché c'è una storia. Il napoletano ha una tradizione che viene da lontano e quindi, diciamo, ascoltarlo in qualche modo ti mette a contatto con questa storia. Il pugliese questa storia non ce l'aveva, o comunque non avevamo lavorato perché ce l'avessimo, perché ne rimanesse traccia, memoria. Il napoletano, Petito, ha scritto 400 commedie, sono tutte lì, tutte scritte in napoletano. Noi non abbiamo, diciamo, una tradizione, la nostra lingua non aveva una tradizione. Quindi bisogna, come dire, inventarsi perché questa tradizione, questa abitudine ad una lingua e quindi, diciamo, anche alla dignità dei personaggi, perché il personaggio nella stazione che io interpretavo era un uomo, anche con le palle, con una serie di convinzioni, non era una macchietta, mentre la nostra lingua, i nostri suoni, erano sempre stati usati da macchiette. Ecco, diciamo, io questo lo dico insieme a voi qua, che siete miei corregionali. Io ho cercato di fare un lavoro bello, brutto, sono riuscito, non sono riuscito, questo non c'entra purtroppo. Però io ho cercato di fare un lavoro perché i nostri personaggi avessero, diciamo così, una dignità, potessero essere innamorati, potessero essere amanti, potessero essere padri di famiglia, non macchiette, non comprimari. Che i nostri personaggi non dovessero avere l'unico lustro dell'ignoranza, dell'essere ignoranti ma simpatici. Perché quello mi sembra per un'intera terra troppo poco. Che questa terra produca gente ignorante però simpatica mi sembra un po' riduttivo. Allora. Io ci ho provato, ci proverò sempre, ma non perché io sia un filantropo o perché quello è il mio travaglio, è quello, e quindi con quello io mi devo confrontare. Francamente un po' guardo con simpatia, di nuovo, pugliesi, ignoranti ma simpatici, li guardo un po' con simpatia e un po' col cruccio di risentire cose che in qualche modo erano il nostro problema di 30 anni fa. Però purtroppo questo fa parte anche della nostra storia. Delle volte quando ci sembra che non abbiamo proprio nulla da vendere, ci sembra che la cosa buona che possiamo vendere è che siamo ignoranti e simpatici.